Presidente, la sua presenza qui è più eloquente di mille parole e dice che ciò che accade nelle carceri ci riguarda tutti. I problemi delle carceri sono problemi di tutto il governo, di tutto il paese, non solo di un settore dell'amministrazione della giustizia, né tantomeno di un solo istituto penitenziario. Siamo qui per dire che i vostri problemi sono i nostri problemi. Siamo qui perché quando si parla di carcere bisogna aver visto, come ci ricordano le celebri parole di Piero Calamandrei, che sapeva bene che cosa significasse la vita del carcere. Occorre aver visto. Personalmente ho visitato e visto più volte, ma volevo tornare a visitare dopo questo durissimo anno di pandemia che ha esasperato la vita nelle carceri italiane. Io vedo sempre, ogni volta che mi capita di poter visitare un carcere, e anche oggi ne ho avuto conferma, professionalità altissime, grande umanità e dove tutto funziona anche un grande spirito di squadra. Io credo che questo sia un patrimonio che appartiene al mondo penitenziario, che dobbiamo sempre curare e coltivare. Grazie per tutto quello che fate. La condanna alla detenzione di una madre ci pone di fronte a un dilemma drammatico. La separazione dal figlio, che lo priverebbe della possibilità di ricevere la cura, l'affetto, il rapporto con un genitore, oppure la restrizione del figlio insieme alla madre. In ogni caso, qualunque sia la scelta, il risultato è che la pena inflitta all'adulto ricade anche sul figlio, segnandone comunque il percorso di vita. Per questo non mi stanco di ripetere che la nostra meta ideale è mai più bambini in carcere. Avevo promesso di venire a vedere e questa visita è una visita che non solo mi ha confermato la necessità di intervenire prontamente per dotare Bolzano di una nuova struttura. Sono contenta di aver potuto confermare, nonostante tutte le difficoltà e le incertezze legate alla pandemia, questa visita in loco. Vedere, visitare un carcere è sempre importante per tutti, è un dovere per un ministro, perché in una visita pur breve, pur condizionata da forti limitazioni, ho potuto rendermi conto di quello che già sapevo, cioè che questo istituto penitenziario è un istituto che ha tante criticità. Vedere persone così motivate è, secondo me, un segno di speranza un po' per tutti, perché vuol dire che il carcere della Costituzione è possibile. Il lavoro è una componente decisiva, essenziale per garantire il volto costituzionale della pena. Questa che noi stiamo facendo partire oggi non è una occupazione qualsiasi, non è un riempimento delle ore del tempo, che già sarebbe significativo che non fossero tempi vuoti mai quelli della detenzione, ma è lavoro a tutti gli effetti, lavoro con un'adeguata retribuzione, lavoro con una formazione professionalizzante. Bisogna esserci, bisogna vedere, bisogna incontrare le persone, così come in tante altre carceri abbiamo visto ambienti difficili ed esperienze virtuose. Oggi siamo qui e vediamo il carcere della speranza. Lo vediamo nell'ambiente, lo vediamo nelle parole che ci accolgono su queste mura, lo vediamo nelle facce delle persone che qui stanno operando con fierezza e con un entusiasmo davvero invidiabile, che vorremmo poter vedere contagiare da tutte le parti.